Ciao a tutti e bentornati. Oggi parleremo ancora di un classico che è lì lì per compiere i suoi 100 anni. Il libro in questione è un libro molto particolare di un autore tedesco, tra l'altro premio Nobel per la letteratura nel 1946, quindi più smaliziati di voi saranno già andati a googolarsi chi è e avrete già scoperto che mi riferisco a Hermann Hesse. E il romanzo in questione è un romanzo che durante l'epoca hippie, negli anni 60-70, fu letto da generazioni che lo trovarono davvero illuminante. Ecco, il romanzo in questione è Siddhartha, un romanzo anche piccolino, come vedete, ma che è davvero capace di dire tanto. È difficile però classificare questo romanzo. Romanzo di formazione? Sì. Romanzo filosofico? Anche. D'avventura? Probabilmente sì. D'amore? Beh, ci sono anche storie d'amore qua dentro. Ma se dovessi scegliere una sola categoria, non ce la farei, perché questo è un romanzo che va a accavallarsi a tanti generi e che non finisce mai di parlare al suo lettore. E quindi, cerchiamo di capire perché questo romanzo è importante. Subito dopo la sigla. Partiamo subito con la storia, con la trama. Siddhartha, oltre a essere il titolo, è abbastanza intuitivamente anche il nome del protagonista, che all'inizio della storia, insieme al suo amico Govinda, lascia il villaggio natale, lascia la sua famiglia, la sua ricca e nobile famiglia, per intraprendere un viaggio destinato a portarlo a vivere con gli asceti Samana. Quindi già qui iniziamo a entrare nel classico filone del genere esistenziale, del romanzo di formazione, il giovane che fa un viaggio. In realtà questo viaggio è destinato a essere molto lungo e a occupargli tutta la vita. Lui addirittura riesce a vedere il Buddha, e Govinda, l'amico, abbandona Siddhartha per unirsi ai monaci seguaci di Buddha. Quindi già qui, prima separazione. L'amico con cui avrebbe dovuto condividere il viaggio e l'esistenza, in realtà, si separa fin da subito. Quindi Siddhartha prosegue il suo viaggio e inizia le sue disavventure. Perché, come tutti i romanzi di formazione, il giovane, per capire il suo posto nel mondo, deve anche scendere in basso nella disperazione, nei problemi, per poi risollevarsi. Il viaggio intrapreso per andare con i monaci in realtà lo porta in città. Qui si arricchisce con il suo lavoro, con la sua intelligenza, e qui conosce Kamala, una donna di cui si innamora. E tutti i bei progetti iniziali spariscono. Inizia a condurre una vita dissoluta, una vita fatta di piaceri, di ricchezze, fino a che si pente e decide di abbandonare quella donna per ritornare a viaggiare. La lascia, ma non sa che Kamala è incinta. Viaggia, viaggia, pensa addirittura al suicidio perché si rende conto che la sua vita non sta prendendo la direzione che voleva da giovane, ma viene fermato da un monaco che poi si scopre essere Govinda, l'amico. Ritrova l'amico, ritorna al progetto iniziale, quello di condurre una vita all'insegna della scoperta interiore. Prosegue il suo viaggio e arriva a un fiume. E qua si ferma. Ed è curioso pensare che l'uomo ricco in città, insoddisfatto, trova in realtà piacere a vivere insieme ad un anziano barcaiolo in povertà, traghettando la gente da una parte all'altra del fiume. E qui l'anziano barcaiolo gli comunica tante nozioni e impara molto da questa persona umile. Qua si inizia a capire anche il messaggio che ci vuole dare Hermann Hesse. A volte non si impara solo dai dotti, dai monaci, dalle persone erudite. A volte si impara anche solo dalle persone comuni che hanno vissuto tante esperienze. Ormai
Stiamo arrivando verso la fine del romanzo, ma ci sono ancora molti nodi in sospeso. Su questo fiume, facendo il lavoro di barcaiolo, fa tanti incontri e a un certo punto incontra Kamala, la donna che aveva amato, che sta anche lei facendo un viaggio per andare con il figlio a incontrare il Buddha. E qui scopre che ha un figlio. Siddhartha incontra il figlio, che tra l'altro ha il suo stesso nome, e per lui la scoperta della paternità è qualcosa di devastante. Ha bisogno di capire come relazionarsi con questa scoperta, con un figlio comunque già anche adulto. E vorrebbe farlo con Kamala, che muore morsa da un serpente. E quindi si ritrova da solo a dover crescere questo figlio, che in realtà non è quello che si immaginava. È un figlio ribelle che vuole fare cose diverse rispetto a quelle che lui come padre gli chiede e non riesce ad avere un bel rapporto con lui. Solo che qua, anziché disperarsi, si rende conto che in realtà questo figlio si sta comportando esattamente come si era comportato lui molti anni prima con suo padre. Perché ad esempio questo viaggio di cui sto raccontando la trama non era voluto dal padre. Siddhartha ha costretto il padre a lasciarlo andare, ma l'obiettivo del proprio padre era molto diverso. E capita questa cosa, anche lui lascia andare il figlio per la propria strada, con un messaggio molto forte da parte di Siddhartha, che a volte non possiamo far fare agli altri quello che vorremmo, ma dobbiamo a malincuore lasciarli andare per la propria strada. Verso la fine del romanzo, Siddhartha incontra nuovamente Govinda e la storia ciclicamente si chiude con i due amici anziani che si ritrovano e si raccontano le loro reciproche esperienze di vita. Il riassunto che ho appena fatto di questo libro in realtà non coglie la vera essenza della storia. Il messaggio del suo autore è molto più complesso, molto più sottile. Bisognerebbe davvero leggere ogni singola parola per comprenderlo e per scoprire che in realtà, ecco, esse sembra quasi dirci il messaggio non te lo posso comunicare. Voglio provare a leggere con voi alcuni piccoli passaggi, giusto per darvi l'idea di questo messaggio. La saggezza non è comunicabile. La saggezza che un dotto tenta di comunicare agli altri ha sempre un suono di pazzia. È quello che in qualche modo Siddhartha scopre nel suo percorso. Lui non può imparare da altri che gli raccontano qualcosa. Lui ha bisogno di sperimentare, di scoprire sulla propria pelle le cose. E qua mi ricorda due precedenti letterari bellissimi. Uno è l'Ulisse di Dante e l'altro è il Renzo dei Promessi Sposi. Persone che hanno bisogno di sperimentare, cioè di fare esperienza per scoprire le cose. Il mondo, caro Govinda, non è imperfetto o impegnato in una lunga via verso la perfezione. No, è perfetto in ogni istante. Ogni peccato porta già in sé la grazia, tutti i bambini portano già in sé la vecchiaia, tutti i lattanti la morte, tutti i morenti la vita eterna. Noi spesso cerchiamo di migliorare le cose, in realtà se le osservassimo meglio forse ci renderemmo conto che sono già perfette così come sono, e il problema è solamente nell'occhio di chi guarda. Un'ultima frase, giusto prima di chiudere. Le parole non colgono il significato segreto. Tutto appare sempre un po' diverso quando lo si esprime. Un po' falsato, un po' sciocco. È il problema dell'incapacità di comunicare. Ci sono dei messaggi ineffabili. Esistono, ma non possono essere comunicati. Possono solo essere provati, esperiti, scoperti personalmente. E ritorniamo un po' a tutta la storia di Siddhartha. Ecco, un grande classico che ha fatto innamorare intere generazioni di adolescenti e per questo davvero vi consiglio di leggerlo e di sperimentarlo esattamente come ho fatto io.
Se questo video vi è piaciuto, un bel like, magari iscrivetevi al canale e per questa volta un saluto diverso. Non sarà il classico ciao, ma sarà un...